Michele Boldrin, economista e professore a Washington University e Ca' Foscari di Venezia. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito e eccomi qua. E dunque partiamo con il commento sui numeri e sull'inflazione, perché effettivamente in linea con le attese l'inflazione core leggermente al di sopra, però come detto già le attese erano ben alti, in effetti 7% non è poco. Tutti si sono aggiustati a un'inflazione, guardi le attese o guarda, non dobbiamo decidere che pronome usare. Ho l'impressione che le attese dei mercati siano piuttosto, come dire, short-termiste, hanno poca durata, cioè quando vedono le cose andare su poi vanno su per sempre, quando vedono le cose andare giù vanno giù per sempre. D'altra parte questo spiega le fluttuazioni, c'è tutta una letteratura sull'argomento. L'inflazione c'è negli Stati Uniti, c'è un po' meno in Europa e la domanda da porsi, come al solito, è quanto è destino, quanto è inevitabile di questa e quanto dipende da politiche in corso che si possono ancora aggiustare. A me sembra questa la domanda fondamentale, anche perché basta guardare un po' al sottostante, cioè alla decomposizione di quel 7%, 6, 8% eccetera, e vediamo che il grosso ha a che fare con due o tre componenti: energia anzitutto, che poi si riflette su trasporti, e housing. Il resto certo è più alto di quello a cui eravamo abituati, ma ci siamo anche abituati a tassi di inflazione estremamente bassi negli anni scorsi, però il resto mi sembra già avviarsi a un rientro alla normalità, nonostante l'enfasi che l'amministrazione Biden ha deciso di dare all'inflazione nei generi alimentari. La mia impressione è che a meno di nuovi disastri lì non ci sia grande movimento. Dunque invece il dato core leggermente sopra le attese, ricordiamo il dato core è depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, va considerato? Oh, sì, però è leggermente sopra le aspettative, il dato core è depurato dei beni alimentari ma non è depurato di housing, energy e transportation e così via, se non erro. Io non sono un particolare esperto delle composizioni degli indici, però se ricordo bene così è, quindi ripeto, l'input è lì. Permettetemi di dire una cosa che io e alcuni altri, non solo io, stiamo cercando di dire da quasi due anni. Qui ci sono due shock molto forti alla struttura dell'offerta e uno shock particolarmente forte alla domanda. Allora, gli shock molto forti alla struttura dell'offerta sono le misure prese per contrastare o non contrastare, comunque le misure prese a fronte dell'epidemia e l'epidemia stessa, ovvero le reazioni spontanee degli individui e delle imprese all'epidemia. Uno. L'altro è il fatto, questo colpisce di più l'Europa, ma non è indifferente che negli Stati Uniti, l'avvio di, a mio avviso frettoloso, esagerato e malfatto, di un processo di transizione nelle fonti di energia particolarmente robusto e particolarmente accelerato. Queste due cose cambiano la struttura dei prezzi relativi. Ora uno dice, vabbè, cosa c'entra? La struttura dei prezzi relativi mica deve generare inflazione, basta che i prezzi che devono diventare più piccoli si abbassino. Vero, basta che i prezzi più piccoli si abbassino, però abbiamo imparato, questo sì, è un'imperfezione di mercato che ormai è lì da secula seculorum quasi, ovvero raramente i prezzi si abbassano, oppure delle volte lo fanno, ma con un grande ritardo, sotto pressione di assenza di domanda particolarmente forte, eccetera. Quindi quando ci sono variazioni molto rapide e molto grosse nella struttura dei costi, cos'è che vediamo? Vediamo che i prodotti e i servizi che sono influenzati da questa variazione aumentano i prezzi radicalmente, rapidamente. Ed è quello che è successo. Per di più, essendo uno di questi input o due che sono stati toccati, no? L'energia da un lato e direi anche tutto il sistema dei trasporti dall'altro, perché non scordiamoci, del sistema dei trasporti ci sono dagli autobus ai treni, dagli aerei eccetera, questi influenzano un po' tutto perché poi il cambiamento dei prezzi si diffonde. Una buona fetta di inflazione viene da lì. Questa è la ragione per cui continuo a pensare che, se non si sbagliano politiche, è temporanea. Poi c'è un'altra fetta che invece viene dalle politiche molto generose, cioè
anche di nuovo, anche questo fu detto a suo tempo, eccessivamente generose di sostegno della domanda attuate a partire dal 2020. Ecco, però capisco tutto questo all'argomento senza fare ovviamente, come dire, populista di destra o sinistra, sinistra in questo caso particolare, volevo semplicemente ribadire che per i cittadini non è una situazione facile, nonostante ovviamente il rialzo degli stipendi, dei salari, che è stato molto importante, ne abbiamo parlato insieme anche in diverse dirette. Ne avete parlato. Perfetto. Ne abbiamo parlato più volte sulle fonti, però il punto è che Powell ieri ha detto in maniera molto, molto netta che useranno tutti gli strumenti, la Fed userà tutti gli strumenti appunto per raffreddare le pressioni inflazionistiche, perché se dovesse essere persistente e non più transitoria, cioè transitoria non fa più parte della loro lessica, potrebbe avere un impatto negativo sia sull'economia e poi di conseguenza sul mercato del lavoro. Come mai questo cambio di rotta dopo mesi e mesi di come dire, continuare a convincere, di cercare di convincere le persone che si tratta comunque di un fenomeno transitorio? E se dovesse essere considerato transitorio, va rivista la descrizione del termine transitorio? Allora, domande difficili, ci tocca parlare di politica. Ovviamente non ci piove che l'inflazione sia un problema serio per le famiglie e i consumatori in genere, anche per le imprese, no? Questo qualcuno dovrebbe prendere nota, visto che sono passati gli ultimi 20 anni in cui tutta una famiglia di teorie economiche che vengono spacciate per keynesiane ha continuato a insistere giorno dopo giorno che dovevamo fare più inflazione. E l'inflazione era bassa, dovevamo fare più inflazione, perché se facevamo l'inflazione calava la disoccupazione, che già era bassa al 4%, ci sarebbe stata la miracolosa crescita, bla bla bla. Bene. Adesso l'inflazione è arrivata e tutti sono scontenti, quindi si prenda nota nella scarsa memoria di molti che quando poi fra 2 anni ricomincerà magari una storia del genere, sarebbe il caso di alzare la bandierina rossa e dire guardate che eravate molto arrabbiati nel 2021-22. Secondo punto, perché Powell adesso parla un lessico diverso? Beh, perché è stato confermato. Ah, ok. Cioè, voglio dire, capiamoci, qui c'è sotto un problema politico, e questo continuo concentrarsi sulle banche centrali come se siano la magia, io credo che questa trasmissione sua e in altri luoghi l'avrò detto 500 miliardi di volte. Non sono magiche le banche centrali. Le banche centrali fanno due robe: regolano il sistema bancario, che in questo caso non c'entra niente con l'inflazione, e cambiano la struttura di liquidità del sistema bancario e di finanziamento tipicamente del debito pubblico. Sono molto meno indipendenti di quello che si pensa, come avrete notato, perché dipendono, come dire, sono tenute a collare stretto dalla politica. Mi sembra abbastanza palese, no? Questo forse più la Fed che la BCE. Otto immagini. Sì, buon dì. A me sembra che la BCE sia tanto quanto la Fed, solo che nel caso della Fed c'è un padrone solo. Nel caso della BCE sono, quanti sono? 17, non mi ricordo più, sono talmente tanti che perdi il numero, e quindi il lavorio politico di mediazione è sotterraneo, non ce n'è uno, un congresso, un parlamento che si arrabbia e dice no, dovete fare così, e allora la BCE risponde. Ce ne sono svariati, e la BCE, grazie a Dio, grazie a quello, un po' si barcamena, nella misura in cui poi gli svariati hanno opinioni diverse, però la battaglia politica sottostante c'è. Ora, il lato dell'offerta che ho caratterizzato, cioè i cambiamenti di prezzi relativi, in parte sono temporanei, nella misura in cui i governi di questo mondo convergeranno nell'accettazione della natura endemica dell'epidemia e adotteranno misure che smettano di basarsi sull'interruzione dell'attività economica, sui divieti di movimento, sui divieti e si basino su altre procedure, fra cui in particolare i vaccini, fare attenzione. Lasciamo stare, cioè, sappiamo quali sono, altrimenti vado troppo lungo. Quindi la parte temporanea lì c'è, obiettivamente, da che fare con l'offerta, niente a che fare con la Fed. L'altra parte è che le banche centrali in questi 2 anni già venivano da una situazione di sostanziale esposizione ai debiti pubblici di alcuni paesi, nel caso della BCE, e a quello pregresso americano nel caso della Fed, hanno obbedito alla richiesta dei governi di dire è un'assoluta emergenza, noi dobbiamo fare debito a go-go e voi ce lo dovete comprare. Quindi, sai, sta roba, il giorno in cui finirà
quella politica, finirà anche l'atteggiamento delle banche centrali. Se le banche centrali invece adesso, prese da panico, in particolare la Fed, per l'inflazione, decidono semplicemente di operare con una stretta dei tassi, io non sono particolarmente dell'opinione che i tassi siano questa cosa magica che muovi a tuo piacere, riesci a fare fine tuning. Questo è un mito, di nuovo, di origine pseudo-keynesiana, ed è un mito che si è dimostrato fallace ogni volta che è stato tentato. Non scordiamoci, scusami, che la grande crisi del 2008 forse sarebbe arrivata lo stesso, anzi quasi certamente, ma è arrivata in quella forma, in quel momento, con quella rapidità, perché a partire dal 2004 Greenspan è andato in panico per le sue stesse scelte di tenere i tassi bassi, e oh mio Dio, c'è l'inflazione, hanno iniziato una sequenza di aumenti dei tassi che appena l'hanno finita si sono resi conto di aver fatto saltare la bolla dei mortgage bonds, e immediatamente, se voi guardate il movimento, magari lo vado a cercare, dei tassi USA, è andato su e poi boom, è scappato, è tornato giù rapidamente. Ecco, spero che non si ripeta questa esperienza. E ci sono dei rischi, visto che stiamo vedendo già, Powell ieri ha confermato 3 rialzi dei tassi, queste sono invece le previsioni per il rialzo appunto tra 25 e 50 punti base a partire da marzo, poi ci sono già le previsioni addirittura per quanto concerne maggio, giugno e luglio, sono abbastanza alte, in particolar modo per giugno e settembre, in questo caso, che vedo un 36,3%, e dunque ci sono questi rischi dei tempi di Greenspan o meno? Sì, ci sono perché c'è una oramai diffusa, dominante cultura economica short termist, per cui tutto, in particolare i movimenti macroeconomici, i movimenti dei prezzi, eccetera, dipendono solo dall'azione della Fed. No, anche solo, come fa la politica monetaria a influenzare i prezzi relativi? Scusate, cioè, lo siete mai chiesti? Quando io guardo e vedo che il prezzo dell'energia è cresciuto del 30%, mentre vado a guardare, per non dire bugie, il prezzi della per esempio educazione e comunicazione sono cresciuti del 1,66, voi capite che qui c'è un gigantesco cambiamento dei prezzi relativi. Se i prezzi dei trasporti sono cresciuti del 21 e i prezzi delle attività ricreative sono cresciute del 3,20 e dei servizi medici dell'1,7, qui c'è un gigantesco cambiamento di prezzi relativi sottostanti. Giusto? E se andiamo a decomporre dalle quelle 8-9 componenti aggregate alle 200 sotto, ne vediamo ancora di maggiori. Allora, come può il puro movimento di tassi comuni per tutti influenzare questa cosa? Non lo può fare, e quindi occorre capire che c'è una componente che è assolutamente indipendente dall'azione della Fed. Questo è anche un invito alla stampa e ai commentatori, cioè concentratevi sulle politiche fiscali, concentratevi sui divieti, concentratevi sulle regole attraverso cui questo o quell'altro settore economico viene oggi regolamentato per gestire la pandemia, perché ci sono anche lì degli elementi. E poi ovviamente c'è il fatto che si chiama quella cosa grande che si chiama Cina, la quale ha scelto di continuare, per ragioni del tutto politiche, nella sua politica di stop and go, no? sul chiusure. Sì, diciamo zero tolerance nei confronti del Covid, se vogliamo chiamarla così. Intanto, visto che hai menzionato più volte anche la BCE, quanto tempo ci vorrà anche per la BCE appunto per togliere dal proprio vocabolario la parola transitoria, perché stiamo vedendo pressioni inflazionistiche in Germania piuttosto importanti che sono sottolineati non soltanto da ECB watchers e le persone che criticano le banche centrali, ma anche lo stesso Nagel, che è il nuovo presidente della Bundesbank, lo ha detto molto chiaro ieri, proprio era il suo insediamento credo ufficiale, e lo ha detto che vede le pressioni inflazionistiche al rialzo per più tempo del previsto. E dunque quanto tempo per la BCE, considerando che in Europa il contributor principale è proprio l'energia, a differenza degli Stati Uniti? No, anche negli Stati Uniti, da quanto capisco, l'energia è diventato il componente principale assieme all'housing. In Europa, diciamo, la distanza fra il contributo dell'energia e gli altri items è abissale, no? Capisco l'energia è schizzata di quasi il 30%, gli altri viaggiano tutti sotto il 3%. 3, 2, 1 e 8, quindi certo è abissale la differenza.
E non lo so la risposta, perché è ovviamente una questione politica. Nel caso europeo poi lo sappiamo benissimo cosa c'è sotto, no? C'è la scelta, non so, usiamo una parola gentile, affrettata, imprecisa, facilona, di avviare drasticamente una transizione energetica, green, energetica per l'intero continente nel mezzo di una pandemia e a fronte del maggiore economia del paese e del paese del continente, cioè la Germania, che aveva appena fatto e vuole continuare a fare questa scelta assolutamente folle di basta nucleare, e adesso ci sono anche questi dibattiti sul gas. È chiaro che a fronte di una situazione del genere rimangono ben poche alternative. Il prezzo, come sappiamo, nel mercato energetico lo fa il produttore marginale, e non mi sorprendo. Anche lì cos'è che sta succedendo, però pensiamoci, no? L'inflazione europea è ancora di più un cambiamento di prezzi relativi, è fondamentalmente tutto energia. I governi europei hanno deciso che l'energia in Europa costerà molto di più per gli anni a venire, molto di più, perché ritengono che le forme in cui oggi viene prodotta producano già troppo CO2, ritengono sia assolutamente prioritario ridurre il consumo del CO2 e quindi di fatto stanno aumentando il prezzo dell'energia. Gli economisti, fra cui sottoscritto, ma gli economisti un po' in giro per il mondo, da anni dicevano: mettete progressivamente una tassa, no? La carbon tax, almeno diventa esplicito che stiamo facendo questo. Ci aveva vagamente provato Macron, abbiamo visto le reazioni dell'opinione pubblica, non si è fatto, di fatto si sta mettendo la carbon tax. Non la chiamano così, ma è la carbon tax. Questo sta succedendo, quindi BCE a fronte di questo cosa deve fare? Io francamente, se fossi l'esecutivo della BCE, avrei dei seri problemi. Non saprei da che parte girarla, perché non dipende da me. No, allora il punto è molto interessante, perché abbiamo sentito diversi esponenti, diversi membri del board della BCE dire che effettivamente la transizione green costerà tanto. Siccome la transizione green è un progetto almeno di 10 anni, 20 anni, forse anche 30, cioè di lungo termine, vuol dire che il prezzo dell'energia probabilmente rimarrà alto nel lungo termine, e quindi forse è logico chiedersi perché allora chiamare l'inflazione transitoria se i prezzi rimarranno elevati nel lungo termine. Occhio, che i prezzi rimangono elevati, però supponi che quello che succede è questa botta di cambiamento. Ora, il prezzo dell'energia notoriamente è estremamente volatile, giusto? Ci sono situazioni di eccesso di domanda, di improvvisi picchi di domanda, ci sono situazioni in cui, come sappiamo, poi attraverso il gas ci sono elementi di geopolitica o di politica internazionale, di conflitti fra paesi che influenzano l'offerta, ci sono paure, timori che vengono in seguito a guerre, colpi di Stato e cose del genere. Quindi le oscillazioni di breve periodo scordiamo. Il prezzo dell'energia crescerà, però potrebbe anche essere, anzi non si può escludere, che un aumento del 30, 40%, 50% sia sufficiente. A quel punto non hai più inflazione, hai una botta di crescita dei prezzi che riflette il fatto che l'energia ora costa il 30-40% di più e lo costerà nel lungo periodo, ok? Con oscillazioni, ma lo costerà nel lungo periodo, però poi l'inflazione finisce. Si sono semplicemente cambiati i prezzi, cioè ricordiamocelo, l'inflazione è una crescita costante del livello medio dei prezzi. Il fatto che in un periodo di un anno un prezzo di un bene, di un servizio, bene fondamentale come le fonti energetiche aumenti per esempio del 30% o del 40% e rimanga lì, ti crea un'inflazione molto forte quell'anno, ma l'anno dopo non c'è più. Mi spiego? Anche per questo alcuni continuano a pensare, anch'io, che di per sé potrebbe essere transitorio. Queste non sono previsioni, diciamo la natura degli eventi che stanno causando questi cambiamenti dei prezzi, questi aumenti dei livelli generali di prezzi è transitorio. A meno che non si decida di mantenere intatte alcune politiche, sia dal lato della spesa pubblica, del suo finanziamento, sia dal lato della gestione dell'epidemia e delle restrizioni sull'attività economica, più il prezzo della transizione ecologica, o energetica, scusa, continuo a chiamarla ecologica, chiedo scusa.
No, effettivamente il punto era che transitoria magari una persona si immagina un periodo di tempo non superiore ai 2 anni, almeno questa è nella nostra immaginazione, perché oltre due anni nella mia, cioè si va verso medio-lungo termine. No? Come? No, beh, Alessandra, per il momento in termini di inflazione siamo dentro i 2 anni. Con rischio, ripeto, che visto che c'è molta testardaggine, cioè i governi e i politici che hanno deciso di prendere le azioni che stanno producendo questi fenomeni non hanno nessuna voglia di fare autocritica, occhio e croce, non hanno nessuna voglia di fare marcia indietro, c'è di mezzo la loro futuro politico e, come sappiamo, è buona regola dei governanti lasciare che i paesi vadano malamente se questo permette a loro di salvare la faccia e di vincere le elezioni. Se fatto nel passato, non ho dubbio alcuno che si farà anche adesso. Però di per sé, mi rendo conto che chi ci sta ascoltando dice: ma Baudrillard è pazzo, perché continua a insistere che di per sé potrebbe essere transitorio. Di per sé, ripeto, lo è. Lo dico perché voglio sottolineare il fatto che non è un evento naturale, non è come la pioggia o il terremoto, dipende dalle scelte politiche che si fanno. Sono scelte politiche, la banca centrale c'entra molto poco, sono scelte politiche. Cioè, diamoci conto che l'Europa è quel paese dove si è stato spiegato alla banca centrale, e la banca centrale ha deciso di farlo, di fare politica monetaria, ovvero interventi sul mercato aperto, differenziando la qualità dei titoli che compra a seconda che siano verdi o meno, e questo si sta estendendo anche alla Fed. Ora, più scelta politica, così si muore. Ci stiamo capendo? Cioè, io non sto dicendo che necessariamente deve essere temporanea, dico che nella sua natura lo è, dopodiché se diventerà permanente perché si continueranno a fare le scelte politiche che la determinano. Ottimo, allora dopo aver chiuso la parentesi inflazione parliamo delle scelte, in particolar modo degli italiani, come difendersi appunto nei confronti dell'inflazione. Intanto è uscito il report della Consob importante che il tasso di risparmio degli italiani nel 2021 è addirittura superiore a quello dei tempi pre-pandemia, che vorrebbe dire 2019, non soltanto cresciuto del 7%, cresce l'interesse verso i mercati azionari, il trading online e soprattutto le criptoattività. C'è tantissima domanda da parte dei nostri telespettatori di farti una domanda nei confronti del Bitcoin. Immagino che a causa di una nostra intervista focalizzata appunto sulle criptovalute, però non parliamo qua del Bitcoin, delle criptovalute in generale, possiamo usarli come hedge inflazionistico o meno? Beh, sì, in parte lo sono. Sempre che, voglio dire, tutti questi riserve di valore, anche l'oro, no? Tradizionalmente una volta era l'oro, questi oggetti che vengono comprati e venduti e che non hanno una funzione altra che essere una riserva di valore basata sulle aspettative delle persone, dei partecipanti al mercato, nella misura in cui esiste e si mantiene questa prospettiva, sono una protezione, un'assicurazione, un edge, direi un'assicurazione nei confronti di fenomeni inflattivi. Lo sono, sia chiaro, però anche le azioni. Non c'è alcuna ragione di pensare che i valori delle azioni debbano crescere meno dell'inflazione, cioè che il cambiamento di nuovo dei prezzi relativi indotto dall'inflazione penalizzi necessariamente la profittabilità delle imprese. Dipenderà da quali imprese, ovviamente. In fin dei conti, questi aumenti dei prezzi che vediamo cosa sono? Sono semplicemente il tentativo di difendere i margini delle imprese, giusto? A fronte di aumenti di costi, le imprese aumentano i prezzi dei prodotti che vendono perché altrimenti i loro margini saltano. Quindi la gara, mettiamola così, sarà fra variazioni dei costi, in particolare il costo del lavoro e dei prodotti energetici di base, e variazioni dei prezzi dei prodotti finali. Comunque sì, le monete, chiamiamole digitali, elettroniche, cripto, nella misura in cui reggono nelle aspettative, sono come l'oro, quindi sono un'assicurazione.
Però invece vorrei ribadire che in tutta l'Eurozona persiste una forte preferenza, sempre per quanto concerne questo report del Consob, per la liquidità, cioè tenersi i soldi in banca, considerando l'inflazione, a prescindere se transitoria o meno, conviene tenersi i soldi in banca attualmente? No, mi sembra plateale, anzi chi se li ha tenuti ha appena perso il cosa, 4% 5. Cos'era l'ultimo numero europeo? 4, in Italia del 4% su base annuale. Esatto. Quindi la risposta ovviamente no. Ricordiamoci perché negli anni 70 le persone, le famiglie odiarono tanto l'inflazione. Odiarono tanto l'inflazione perché a quel tempo le persone, le famiglie che tenevano le proprie ricchezze, i propri risparmi sotto forma di azioni o di altri, come dire, beni che proteggono dall'inflazione erano relativamente poche. C'era una grande quantità di persone che aveva soldi in banca e aveva comprato titoli di debito pubblico a lunga. Ora, ovviamente, chi ha comprato titoli di debito pubblico a lunga e se li tiene oggi non è contento, perché se tu hai in tasca dei titoli che ti pagano il 2 o il 3% a fronte di un'inflazione del 7% negli Stati Uniti o del 4% qua, stai perdendo dei bei soldi, che fu anche la ragione per cui le persone reagirono nella seconda metà degli anni 70 a partire dagli Stati Uniti dicendo basta con l'inflazione perché ci state predando. Ecco, prima di lasciarci, parlando appunto di investimenti, abbiamo visto invece attività molto importante, e non di investimenti ma di trading, da parte da tre membri della FOM, che in effetti Richard Claridge, che è il vicepresidente estremamente importante, se ne sta andando via 2 settimane prima della scadenza del suo mandato. Giusto per capirci quanto è importante per la credibilità delle banche centrali non avere questo tipo di questo tipo di eventi, ecco, attività di trading in questo caso, non stiamo parlando di investimenti pianificati. È parecchio, cioè la cosa un po' ha infastidito anche me, nel senso che le regole sono piuttosto chiare, che ne siano usciti ben 3 casi è una cosa seria. Di nuovo, è già stato detto tutto, mi sembra bene che queste persone, come dire, tornino a vita privata. Mi sembrerebbe bene, non ho verificato se c'è una serie inchieste in corso per vedere se ci sono illicit gains, in quel caso andrebbero restituiti o tassati o puniti, insomma, in qualche maniera. E ovviamente poi il problema lo conosciamo, il problema è ampio, vasto: chi ha potere sui mercati, chi ha potere politico, chi ha potere di sapere cosa succederà la settimana prossima, ha purtroppo anche la tentazione di approfittarne. Quindi per le banche centrali, non è, per la Fed in particolare, non è un bel messaggio. No, assolutamente no, in effetti è stato molto difficile, soprattutto l'ultima conferenza stampa di Powell, perché diciamo che oltre all'inflazione questo era l'altro tema. Sì, anche perché Clarida è uno che lì dà una vita, e quindi ha fatto tutta la sua carriera lì ed era un personaggio, come dire, di una certa importanza, ecco, insomma, non... Assolutamente sì, grazie mille Michele Boldrin, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione, buona serata nel frattempo. Grazie a voi, buon lavoro.